Sì, facciamo gli auguri al Rimini Calcio, dai. Facciamo gli auguri al Rimini Calcio, ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la trasmissione Sport Up. Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo. E allora, e andiamo ragazzi. Rimini e Villa Biagio devono fare i conti con la pioggia battente e terreno scivoloso che non aiuta le buone trame di gioco, ma soprattutto Villa Biagio abbandona la speranza di monta nei confronti dei diretti rivali, ora più 12 sugli Umbri e a più 11 sugli Molise. Campionato chiuso dipende solo ed esclusivamente da Rimini, che ora mira dritto verso la Serie C e l'habitat di appartenenza più consono, quello del calcio professionistico. Dopo una fase di studio, la privazione arriva al 14esimo, Capelupo calcia troppo debolmente, centralmente, facile presa alta per Vitali. Poco dopo, sul corner del Rimini, battuto dallo stesso Capelupo, spunta la testa di Petti, salva sulla linea con il corpo, questa volta il difensore umbro, Cangi. Per vedere la prima azione di Villa Biagio occorre aspettare il minuto 17 con il tiro di sinistro di Curti, che Scotti non trattiene ma riesce comunque a ribattere. Passano 60 secondi, bella azione di uno stretto sull'auto di sinistra tra Goiebre e Buonaventura, che arriva di corsa al tiro da centro area, ma trova la parata sicura di Vitali. Prima della mezz'ora però il Rimini passa, Cicarevic porta i vantaggi biancorossi, il fantasista aspetta che Vitali vada a terra e lo colpisce di destro a centro area sfruttando l'assist di Arlotti. Via al festival del gol per il Montenegrino, è un calcio anche alla sfortuna. Al 32esimo cross di Simoncelli per Cicarevic, che di testa mette in difficoltà Vitali costringendolo a parata in tuffo a terra. La grande occasione per chiudere il match capita al 38esimo, Guiebre fa tutto da solo, arriva davanti a Vitali ma strozza troppo in diagonale che esce di un nulla sul fondo. In chiusura di tempo scambio a sinistra tra Cicarevic e Guiebre, che lascia partire una sventa d'esterno sinistro che sfiora l'incrocio dei pali. Squadra di posto sull'1-0. La gara ricomincia sempre sotto una pioggia battente anche davanti agli occhi di Leo Acori e Paolo Bravo, oggi in tribuna al Neri. All'ottavo, eccezionale parata con il braccio di richiamo dopo di Ciccio Scotti, che toglie letteralmente il pareggio dalla rete biancorossa sul tiro di Rondoni a botta sicura. Bravissimo l'estremo di casa. 13esimo, tiro cross basso da destra Simoncelli, che toccato dal portiere diventa un corner. Dalla bandierina nasce una mischia in area, Brighi attratto da neo entrato Montanucci e per il direttore di gara trattasi di calcio di rigore. Buonaventura trasforma il penalty assegnato dalla terna arbitrale e proprio con questo gol sale a quota 42 nella classifica capocannoniere del Rimini, superando un certo Davide Di Nicola. 42 contro il 41 i sigilli. Al 17esimo Cicarevic si prova da posizione di filata, Vitali ci mette una pezza. 25esimo Cicarevic lancia Allotti sulla sinistra, scavino sull'uscita del portiere ma esce di un soffio sul secondo palo. 32esimo palo pieno di Cicarevic sull'ottima palla di Allotti, che approfittando di uno sciagurato retropassaggio serve a Montenegrino il pallone per la possibile doppietta personale. Nulla da fare. Al 43esimo viene espulso direttamente Viti per un fallo di reazione proprio dietro la panchina dei Rimini. E qui nascono anche le proteste di Righetti, anch'egli allontanato anzitempo dal terreno di gioco. I Rimini continuano a collezionare record, la Serie C è davvero ad un passo.